Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie su FIFA 17. Iniziamo novembre. Oh, ragazzi, io non so se avete visto i video precedenti, eventualmente ve lo dico ora. Quello di prima, mesi di prima, insomma, è andato, diciamo, veramente male. Dobbiamo rifarci in tutti i modi. Allora, vediamo un po'. Si gioca subito contro il Crystal Palace in casa. Bah, male mettiamo questa, regola ci dovrebbe essere differenza. E la votà permette Zuma. Che è un po' uno stanchino e più fa un po' di turnover. Per il resto va bene così. Insomma, iniziamo, guardiamo un po' come andrà. Battiamo noi il calcio d'inizio, la partita inizia. Dai bimbi, Subito in volo! 1-0, la prima azione. Dopo te, vabbè, nel gioco di 3 minuti, in realtà dopo pochi secondi dal calcio d'inizio. Ale, la sblocca lui, rimaniamo calmi, che però è iniziata veramente ora. Bene però, sono contento. Partenza sprint. Zotta! Ancora! Dio Bonodi, vabbè. Ho voluto tirare con Dybala anche se non era l'ossa, migliorerà a fa. Però non c'era nessuno in mezzo. Attenzione, Mbolo è da solo, Vediamo se fa tutto da solo e magari fa anche go. Mamma mia! Oh, la porta l'ha presa, il tiro c'era, però... Ha fatto una bella parata il portiere, peccato. Attenzione, Bailey. Vai, ciccio Bailey. Vai Ciccio Bailey, maledetto Teddy, ma poi ti pigliare una bomba. Io buono, è arrivato lì, conclusione bruttissima, andava a due. Peccato, sfruttata male. Attenzione! No, non ci credo. Dai ragazzi, la prima volta arrivano in porta, fra l'altro arrivano nel finale, nei minuti di recupero del primo tempo. Dai, dai. Qui Donnarumma però poteva fare un po' meglio, sinceramente. Perché era un... tiraccio, è vero, però non è nemmeno un tiro imprendibile. Comunque, finisce il primo tempo e ora 1-1, immeritato, per il Crystal Palace. Bisognava vincere noi. Via, iniziamo il secondo tempo, vediamo un po'. Ma ha buttato giù tantissimo questo gol. Vabbè, devo pensare che c'è un altro tempo a disposizione. Mamma mia, una stavolta Donnarumma l'ha presa. Però non è ancora finita, la volate per favore. Dai, ma che cazzo, re? No, non gli fanno incazzare. Dai, ho pigliato tutti i tasti possibili e immaginabili, ci sono. Non hanno fatto nulla, guardatevi. Ha fatto fa qui di testa, vabbè, si è fatto anticipare. Qui cosa fa alla porta? C'ha 180 in difesa, si fa superare così. Boh, vabbè, 2-1. Inizia male, mi sto nervosendo. Perché è vero, a volte è giusto magari che magari il computer si comporta meglio, ma a volte veramente mi fa nervosi. Non fa fa nulla giocatori, cazzo. Poi mi sfavo, Vai Dybala, riapri. Che cazzo e che culo. Scusatemi se per questa partita sarò parecchio volgare, però mi sento di quando ci vo, ci vo. Vai, bordalo. Una bomba centrale, quasi, poi te la prende agilmente. Dai, non ci credo, dai. Bocca. Lo farò in volo e maledetta la miseria, ma che passaggi sono? Boh, è un pino meglio, era da solo, era un portiere trappolino. Dybala, guardiamo un po', punizione. Oh, eccolo dietro, almeno il 2-2, almeno per ora, io non so come si prende a palla. Maledetto me che guardo le distanze. Vabbè, comunque, manca 5 minuti, almeno siamo per ora nel punto di parità, per ora non si perde, almeno averlo. Vai Basuer, maremma cane, col sinistro il difensore sì mentre correva. Finisce sì, 2-2, accidente a me, anzi accidente a noi, viene il gioco come squadra intendo. Ma beh, quanti tiri hanno fatto? 3 tiri? No, un attimino, mi scusate se perdo tempo, non guardatemi, che già sono tanti, se no mi nervosisco di più. 3 tiri di cui 2 sono stati gol. E il terzo tiro, anzi in realtà il secondo, era quello lì che Donnarumma ha buttato in alto il tiro prima del gol. Quindi loro sono venuti 2 volte in porta, 2 volte hanno fatto, cioè per 2 volte hanno fatto 2 gol. Noi siamo arrivati 12-9 volte, non ho visto i tiri quanti siano con precisione. Si è fatto per Miraolo 2 gol. Ma va bene così, iniziamo così questo video. Seconda partita del video, giochiamo in Champions contro il CSKA in casa. Vi ricordo che CSKA ha dimostrato di non essere una squadraccia, almeno
contro di noi è stato così. Vediamo un po' come andrà stavolta. Sì, vai, no, anzi no. Mettiamo Rashford al posto di Embolo. Già prima l'ho fatto cambio, accidenti a me, preso dalla voglia di provare a fare qualcosa che può essere inutile. No, facciamo parecchi cambi, dai, vai, così. Iniziamo. Ha battuto il CSKA al calcio inizio, la partita è iniziata. Dai, bimbi, vediamo se almeno in Champions se riusciamo a mettere e a dare via un'impronta importante. Non però così, porca miseria. Mia, meno male stavolta Donnarumma ha fatto una bellissima parata, non era semplice. Maledetta la miseria, che zotta di Laporte. Ho sbagliato io, lo ammetto, ma che zotta. E poi che culo, vedi come tira in tira l'avversario, fanno sempre gol. Boom, così faccio io, il pallone è sempre a volare, in piccionaia. Vai Rashford, lo vedi, tiro io, fuori. Finisce il primo tempo, 1-0 CSKA, parte dell'occasione e poi non c'è stato arte, per quanto riguarda loro, per quanto riguarda noi Rashford, sì, quel tiro subito poco dopo aver preso il gol, ma basta, partitaccia, brutta proprio anche da vedere. Rigore, rigore, Ale, no, non è detto che si butti dentro il pallone, sai, andiamo, andiamo. Meno male, è andata bene, Dybala. L'ha tirata bene, eh. Un pochino più bassa, un pochino, insomma, più debole, il portiere la prendeva, ragazzi, perché aveva intuito clamorosamente la direzione del pallone. Fatemelo rivedere, scusate. Guardate che culo. No, vabbè, no, l'ha fatta bene, vai, rigore Dybala. Bene, vai, 1-1. Si è riaperta la partita. Speriamo almeno. No, fai pure gol, eh. No, no, fai pure gol. Cambio. Allora, facciamo sì, esce Eriksen, si mette Basler, poi si lava Rashford e si mette Embolo e poi si mette Dembélé al posto di Bale, vai così. Dybala lo fare o. Boia te! Dybala, 2-1 te! Boia cane! Boia cane! Boia cane! Boia! Ale, meno male, finalmente, non era un vinto che lo facesse, infatti ero molto molto calmo e pacato prima di vedere la palla dentro la porta. 2-1, tutti dietro, forza, forza, che purtroppo non è ancora finita, sta a vedere che sorpresa ci fa ora CSKA, eh? Bisognerebbe levare palla, eccoci, infatti, occhio. Non ci voglio credere. Mamma mia, testa Shaddy, meno male. Ale, è finita. Madonna, è patimento. È andata bene, vai, almeno stavolta. Comunque si gioca male. Davvero, no, guardate i tiri. Altro, CSKA meritava la grande. Minimo il pareggio, a parte che 10 tiri. Cominciava a fare una varanzetta alla fine, così a caso. Però vabbè. Non era il risultato più giusto questo, via. Tanto per capirci. Torniamo al campionato. Allora, il campionato non si sta andando per niente bene. Almeno per l'obiettivo che ci siamo, diciamo, dati, non si sta andando per niente bene. Quindi, c'è da trovare una soluzione. Guardiamo di riuscire a fare dei risultati diversi in ogni, anzi, per ogni partita. Ok, giochiamo così. Vai. C'è chiaramente un po' di stanchezza dovuta alla partita di Champions che si è giocata pochi giorni fa. Però bene o male non siamo messi così male, insomma. Scusate il gioco di parole. Battono gli avversari, il calcio d'inizio e la partita inizia. Dai, bimbi, fatemi questo favore. Vai Dembélé, non ci credo, palo. Va bene, dai, comunque, siamo partiti abbastanza bene, dai, eh. Vai, Embolone.
Ma perché tiri così? Ma prendi la modino. Vai Dembélé. Attenzione, secondo giallo. Ciao bello, ciao bello. Allora, dov'è prima? Riproviamoci. Diamo un po' ora. Oh, ora sì! Paolo! Dybala! 1-0 e andiamoci. La sblocchiamo noi questa partita. Tira! Eccolo! No! Tira! Maremma cane, non c'è vezzo di farsi andare qua, eh? Finisce così il primo tempo, 1-0. Meritatissimo vantaggio. Possiamo, stando a quanto si è visto, a quanto si è creato per ora, possiamo addirittura allungare questo vantaggio in maniera tranquilla, però la partita è lunga, siamo a metà. Si sa che io, anzi, gli avversari di solito, ci riservano tanto le sorprese, quindi comunque ho sbagliato perché a regola di Dembélé mi pare Sarkozy, no? Cioè tipo si è fatto male, insomma, infortunato, quindi lo devo levare, non l'ho levato, e appena va fuori lo cambierò. Attenzione! Embolo 2-0, detto fatto, discorso del vantaggio, ma è andato anche bene. Tra l'altro, via, ora faccio il cambio. Buono, vai. Incredibile, si è iniziata bene la partita, ce la stiamo gestendo. Ah no, non si è fatto male. Sembrava invece di sì. No, boh, mi pareva di aver visto un cosino con il quadratino dell'infortunio di Dembélé. Vabbè, meglio sì, mi sono sbagliato. Insomma, 2-0. Bene, bene, bene. Cambio. Dato che il risultato sembrerebbe permettercelo. Voglio fare, cioè, dei cambi e voglio cambiare Dybala, lo voglio far uscire perché è giusto che respiri un po' anche lui. E poi faccio così. Aspettate, vai, così. Attenzione Rashford, Madonna, tira! Oh, ma che culo, stavolta che culo. 3-0. Ci mette la firma anche lui. Appena entrato, Rashford. Attenzione Tielemans, mamma mia, go si è mangiato. Qui bastava solamente mettere la modino e probabilmente era go. Invece no, fuori. Attenzione Rashford, boh, bomba tirata te. Ha fatto una bella parata il portiere, nonostante per ora ha preso 3 go, qui ha fatto una bella parata, bisogna essere corretti. Attenzione, nulla. Ale, via, bella vittoria. Su questa volta sono veramente contento, incredibilmente, perché ultimamente mi hanno dato parecchie delusioni dal punto di vista, diciamo, anche del risultato, ma dal punto di vista del gioco. Invece stavolta sono contento sia del risultato che del gioco. Finalmente, era anche l'ora, no? Penultima partita del video, giochiamo in casa contro il Derby County. Fra l'altro mi è venuta in mente una cosina che dissi nei precedenti video. Perché in Coppa si gioca contro i Derby County e dissi, boh, ma questo si gioca contro una serie B, una serie del genere. E invece a quanto pare Derby County è qui, non è in serie B. Allora, no, per la maglia mettiamo questa lì, vai. C è in Premier League, via, insomma, per capirci. Allora, poi sul 9, che poi fra l'altro dopo pochi giorni c'è l'incontro di Champions, quindi magari si guarda di, tra virgolette, smezzare un po' la fatica, ecco. Metto Zuma, vai, posso la porta. Vai, iniziamo così. Lo batte proprio il Derby County, il calcio d'inizio e la partita inizia. Ma va? Attenzione Bailey! Mamma mia che gol! Di sinistro! Dopo poco meno di 8 minuti, la sblocca lui, ha fatto un grandissimo gol. Una scartata, se non sbaglio, due. Poi di sinistro da lì, che di solito non usciva di destra, invece lui sinistro l'ha buttata dentro di potenza alle spalle del portiere. Fatemelo rivedere perché mi è garbato. Ben, bello. Bravo Bailey. Attenzione. Attenzione alla punizione, via. Abbastanza vicino. Infatti. Stavo un pensiero, 1-1, maledetta la miseria, che ha fatto Ince, non so come si pronuncia sinceramente, tanto Ince, Ainze, Ince. Vai
Basue, no! Peccato, di. Lo farò a Rashford, Invece rigore. Non pensavo. Invece rigore. Meno meglio sì per noi, però voglio vedere. Per curiosità, perché pensavo avessero preso palla piena. Invece. Boh, si sa. Forse ha preso anche prima Rashford, boh. Via, speriamo di buttarla dentro, Oh. Boia! Mamma mia, che paura, tu vai fuori. Invece no. Dybala, 2-1. E andiamo, di. Finisce così il primo tempo, 2-1. Bella partita, bella di partita. Divertente, sì. Meno male, però siamo in vantaggio noi. Cerchiamo di mantenerlo, dai. No! Peccato, di. Attenzione, nulla. Dio buono, di. Lo farò, Eriksen. Eccolo lì. Christian Eriksen, 3-1. Ale, di, partita lo posso dire, chiusa, de. Meno male. Via, anche se de, manca nemmeno 10 minuti, mettiamoci anche recupero e faccio un cambio. De, serve un po', però purtroppo il pallone non è più uscito. Allora, tac. Tac. E tac, vai, così, to. Mamma mia! Chi è? Embolo al Rebolo. E andiamo di testa, appena entrato. 4-1. E andiamo di un'altra bella vittoria. 4-1. Sicuramente questa un po' più, tra virgolette. Non si è sofferta, però. Più, ma diciamo tirata, ma mettiamola così. Di bell'arte, perché comunque è stato, diciamo, meno facile far gol. Però tutto sommato poi alla fine l'abbiamo gestita abbastanza bene. Andiamo a fare quella che è l'ultima partita del video. E vi dirò di più. Andiamo a fare quella partita che, se vinta a regola, dovrebbe o potrebbe darci la matematica qualificazione al turno successivo di Champions League a regola. Morire di una cazzata, perché ovviamente ho fatto un calcolo veloce, quindi potrebbe essere anche sbagliato. Chiaramente si è vinta, a regola. Boh, vabbè, comunque noi vinciamola, poi eventualmente faremo dei calcoli poi. Allora, facciamo così. Ok, per la maglia, per i giocatori, c'è da fare qualche cambietto. Allora. In difesa va bene così. Poi direi di mettere inizialmente Tielemans al posto di Basuer. E poi no, poi basta. Comunque, ragazzi, quando ho detto il discorso intanto vinciamo, cioè intanto cerchiamo di vincerlo. Poi eventualmente faremo dei calcoli. Tocca a noi il calcio d'inizio, la partita inizia. Non ho scelto benissimo il colore delle maglie. Non c'è tanta, non è che si distingua molto bene. Vai Dybala, piazzala, no! Attenzione Bailey! Troppo alta. Bella palla per Eriksen, è regola. Mettiamo tiro per Dybala! Paolo, Dybala! 1-0! Bel gol! Azione, tra virgolette, un po' da calcetto. Parte il passaggio nel lungo di Tielemans. Però, bene così, 1-0. Attenzione Eriksen dalla distanza. Boh, ho voluto provare a tirare così. Magari la prendeva bene. No. Invece sì. Porca miseria, 1-1. Vabbè, dai. Ho sbagliato in difesa. Finisce 1-1 nel primo tempo. Peccato aver preso il gol del pareggio, perché a regola sì. L'ha detto anche la telecronaca. Se dovessimo vincere dovremmo essere matematicamente qualificati per il turno successivo. Vai Eriksen! No! No! Eccolo lì! E volò! E che culo siamo! E che culo!
Però di porca miseria, su un palo Eriksen lì ci ha avuto sfortuna e poi abbiamo avuto fortuna qui, palo, e qui ci siamo avuto fortuna, quando la palla è capitata sui piedi di Embolo. Bono 2-1, vai Embolone, Dio Bono. Cambio, voglio fare un cambio, me la voglio rischiare, me ne frega, perché comunque i giocatori sono stanchi dalla partita di prima, faccio questo lavoro V, tac e tac, aspetta, ancora finito e tac, vai, posto. Dio Bono, lì, 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 Dio Bono, peccato di... Vai Rashford, no! Sì! 3-1! Rashford! Partita più o meno chiusa, però vabbè, sempre lunga, non si può mai sapere, però sicuramente il vantaggio è più ampio rispetto a prima. Questa vi fa così, Rashford. Stavo inizialmente fosse tacco, però mi sono sbagliato. L'importante è comunque che poi alla fine abbia fatto gol. Ale, 3-1. Vai Embolo, chiudila. Vai Ciccio, chiudila. Non ci credo, invece sì. Vai culo, sta buttando. Oh, ora è chiusa. Vale, vai, 4-1. E Ale, finisce così, 4-1. Passiamo i gironi. Ora bisogna vedere se passiamo primi, se siamo passati primi oppure no. La regola comunque si dovrebbe decidere nella prossima, però forse a seconda di come sono alcune partite, no, Napoli ci sta sempre appicciato al culo, quindi si deciderà nella prossima partita, eh sì. Comunque, eccoci arrivati alla fine del video, sono arrivato a sabato 1 dicembre 2018, come vedete c'è una partitina così, no, proprio contro l'ultima della categoria, contro l'Arsenal, e niente, facendo un resunto generale del video, diciamo che allora, partendo dalla Champions, ci è andata strabene perché nel giro di manti 2/3 partite, una pari 2 se ne è fatte, sì, in questo video, ora sono in fondo, comunque da essere messi malino siamo addirittura siamo qualificati, e quindi per quanto riguarda la Champions sono molto contento di come stanno andando le cose, di come sono andate le cose. Il campionato, anche se abbiamo iniziato il video così così, diciamo ci siamo rifatti e adesso abbiamo preso il via, cominciamo a vincere partite. Infatti adesso siamo, rispetto a prima, a solamente, tra virgolette, 4 punti alla prima, che è il City, ora siamo secondi. Mi pare eravamo quinti o quarti, all'inizio video mi pare più quinti. Adesso invece addirittura siamo secondi, non siamo da soli perché come vedete nei giri di 3 punti ci sono 128 squadre sotto, però abbiamo comunque ripreso un po' il cammino verso eventualmente, se mai dovesse succedere, il primo posto. Quindi diciamo sono abbastanza contento anche per il campionato. Bisogna solamente vedere e sperare che questa cosa possa durare anche nei prossimi video e quindi nelle prossime partite, che non sia stato solamente un caso, ecco, che magari ho veramente scoperto, tra virgolette, come giochicchiare, ecco, con la squadra che ho. Comunque, detto questo, niente, arrivo alle vere e proprie conclusioni, quindi come sempre in primis vi ringrazio per la visualizzazione e poi vi ricordo di mettere barra fare se volete queste tre cose, indovinate un po'. Allora, mettete un bel mi piace al video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale, così potrete rimanere aggiornati su tutti i video che caricherò, ma non solo, anzi scusate, questi caricherò di questa serie, ma non solo, sì, non so perché ho detto sì, anzi sì, lo so, perché mi ero concentrato a guardare questa lista qua, e niente, basta, ci vediamo al prossimo video, speriamo che veramente la serie positiva di risultati possa continuare, via, vi aspetto, ciao!